sta passando dall'autostrada e su una roccia, un cocuzzolo, c'è anche il castello. Beh, lì è naturale che quando piove molto si formano delle fiumare che portano a mare di tutto, macchine, detriti, eccetera, eccetera. E lì una persona ci ha rimesso la vita, purtroppo, ma perché era a mare e quindi in un momento così forse era meglio tornare. Cos'è successo dalle nostre parti? Niente di preoccupante. Poi alla fine i temporali estivi, da che mondo è mondo, ci sono. E tutti sappiamo che i temporali estivi sono di forte potenza. Durano poco, mezz'ora, 30 minuti, 45 minuti, non di più, però piove, piove come si deve. Naturalmente quando piove ci lamentiamo che piove, quando non piove ci lamentiamo che non piove e se c'è caldo ci lamentiamo che fa caldo, se non c'è caldo ci lamentiamo che non fa caldo, se l'estate non arriva come dovrebbe essere ci lamentiamo delle... Insomma, noi non siamo mai contenti. Però, certo, vorremmo stare come in California, no? Temperatura sempre sui 26-27 gradi, ma anche in California hanno problemi in questi giorni. Cos'è successo? Vedete le immagini, tutto zona di Vittoria, ma anche un po' zona di Pozzallo, c'è stato un po' di pioggia, più forte del solito, siccome non siamo organizzati. E quindi quando non si è organizzati succedono proprio quello che stiamo vedendo. Siccome non siamo organizzati, si sono intasate delle strade, i tombini assolutamente non funzionano e quindi cos'è accaduto? È accaduto che la gente ha segnalato queste diciamo, disfunzioni. Hanno scritto, c'è stato anche un comunicato da parte del Comune di Vittoria, che in qualche modo ha cercato di spiegare quello che è successo, praticamente dice che ci sono difficoltà, però se stessimo un pochino più attenti, tranquillamente questo non accadrebbe. Il tempo ormai lo sapete, è pazzo, le variazioni climatiche, si staccano iceberg grandi come la Liguria. Il mare si innalza, insomma, tutte previsioni catastrofiche. Sembra uno di quei grandi film, sapete, ormai vanno molto di moda questi film di catastrofi impensabili che uno le guarda e la notte non dorme perché dice: come faccio a dormire pensando a onde alte 80 metri che passano sulle città? Fra tutte queste questioni c'è il problema dell'inquinamento e del consumo diciamo, di combustibili fossili, vuol dire petrolio, carbone, che stanno riscaldando l'ozono, tutte queste storie le sapete perfettamente. Allora, cosa dice Legambiente? Legambiente ha dato con goletta verde la bandiera nera alla Eni ed Edison, cioè hanno dato la bandiera azzurra e la bandiera a spighe verdi a Marina di Ragusa, ma non solo, a Pozzallo, ed altri invece si dà la bandiera nera ad Eni ed Edison, che sono due principali nemici del clima del nostro paese. Lo dice Stefano Ciafani, che abbiamo avuto qua in studio, direttore di Legambiente. Per la continua corsa all'oro nero nel canale di Sicilia e per l'arrogante ricorso presentato contro il piano paesaggistico approvato dalla provincia di Ragusa per tutelare un prezioso territorio della Sicilia sempre più vocato al turismo di qualità e allo sviluppo di attività economiche e culturali alternative al petrolio. Dove non arrivano le compagnie petrolifere ci pensa il governo che con norme ad hoc va a favorire nuove trivelle e piattaforme. Cosa dice? Per quanto riguarda, dice, la questione, il caso più eclatante è la piattaforma Vega B. Il canale di Sicilia ospita queste piattaforme. La Vega B, appunto, è una concessione in comproprietà tra Edison e Eni a meno di 12 miglia, questo è vero,
dal sito di interesse del fiume Erminio, e di fronte al fiume Erminio, che cosa hanno fatto? Una richiesta che purtroppo ad oggi continua ad andare avanti nel suo iter autorizzativo. Nel 2016 è stata aperta una nuova istruttoria per consentire praticamente all'Edison di implementare il programma di coltivazione dei pozzi. L'ENI, nel progetto di rilancio delle attività dell'area industriale di Gela, firmato nel 2014, prevedeva proprio di investire 1,8 miliardi di euro per le attività di estrazione di petrolio e quindi addirittura arrivare a 2,2 miliardi di euro. Ora, vi ho letto cosa dice Legambiente. Dice: oggi il petrolio non è più la fonte che serve, pensate che quello che tiriamo fuori serve a coprire appena l'1,6% del fabbisogno del paese. Però da noi ci siamo abituati, non ha mai fatto male, non ci ha mai creato difficoltà, ci ha dato un bel po' di soldini negli ultimi anni. Io non lo so come se dovessi prendere delle decisioni a livello amministrativo come mi comporterei. Certo, io ci credo al riscaldamento del paese e non è neanche un bel discorso quello che vi faccio io. Cioè, se ne fotte Trump e ci dobbiamo preoccupare noi, senza offesa, quello, l'America che consuma il 75% dell'energia mondiale ed è lei che produce il 75% dell'inquinamento e noi a Ragusa che produciamo lo 0,000001% dell'inquinamento ci dobbiamo privare di quel pochino che arriva e che ha dato sempre un po' di benessere. Non lo so, ci dobbiamo pensare, devo comprendere, cioè se facessi l'amministratore avrei problemi a decidere. Però vi devo dire che certe volte io sono di quelli che preferisce fare delle scelte in favore della comunità. Sarei, forse accetterei l'ENI se fa il suo lavoro, sarei contrario alla immigrazione esagerata e sarei molto incavolato con la storia dell'ospedale. Ma di questo parleremo. Allora, questo lo dice Legambiente. Il clima cambia, ma come vedete non credo che siamo noi i colpevoli di tutto questo. Ora, siccome accadono sempre delle situazioni di emergenza, ci stiamo abituando, oggi c'è la necessità assoluta di avere punti di riferimento più certi per quanto riguarda la richiesta di aiuto. Cioè, molte volte uno dice: ma che fa? Chiamo i carabinieri, i vigili del fuoco, l'elicottero, i pompieri, il 118, il 113, il 115, qual è il numero della Guardia di Finanza? 117, 115, insomma alla fine uno si confonde. Allora è stato stabilito, a quanto pare, di fondare un numero unico, che è il nuovo numero, si chiama 112. Col 112 vediamo che cosa accade. Dottore Lio, questo numero unico praticamente vede la presenza di 38 operatori nella sede di Catania. Per questo personale non si è speso nulla, diceva lei? Assolutamente no, è personale della nostra partecipata Seus SCPA che è stato ricollocato in questa struttura, formato adeguatamente, già era personale che gestiva la propria sala operativa delle 251 ambulanze che sono in giro per la Sicilia per garantire il soccorso sanitario, quindi è personale che è stato preso da questo bacino.
bacino, a domanda ovviamente, si è reso disponibile, quindi è stato sottoposto prima a un esame di verifica e poi ad un corso concorso, prima l'esame di verifica, poi i risultati idonei sono stati sottoposti a un corso concorso e, se non ricordo male, 4-5 del corso concorso non ce l'hanno fatta ad arrivare a superarlo, sì, perché c'erano i parametri più precisi che ci ha gestito sia il Ministero dell'Interno che la REU, e quindi è stato fatto in maniera... Allora, un'altra cosa molto importante è il discorso che, comunque, chiamando dal cellulare, anche senza SIM, il numero di emergenza è gratuito. Sì, 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 il numero di emergenza è sempre gratuito. Si può fare anche senza SIM, perché gli operatori telefonici a livello europeo si sono messi d'accordo sulla possibilità di far utilizzare l'112 in tutta Europa, in particolare negli stati dove già è operativo. Perfetto. Poi il filtro, quando arrivano le chiamate... Il filtro è fondamentale, perché così molte chiamate che prima arrivavano, specialmente ai carabinieri e alla polizia, su le più svariate problematiche che non sono di emergenza pura, queste impegnavano le linee, oggi non le impegnano più. Per il cittadino comune che chiama da telefono fisso non cambia nulla, in pratica componendo il 112, 113, 115, 118, i quattro numeri di emergenza, la chiamata arriverà a questa centrale unica di risposta che si trova a Catania presso l'ospedale Cannizzaro, a una struttura unica dove ci saranno degli operatori che, ricevuta la chiamata, avranno dal CED Interforze, quindi dal Viminale, l'identificativo di chi sta chiamando, da dove sta chiamando, e quindi chiederà soltanto che tipo di emergenza, per quale tipo di emergenza chiama. Una volta che ha acquisito questi dati, il tempo di pochissimi secondi, 30 secondi, un minuto massimo, passa la chiamata con la scheda alla centrale di riferimento, che sia Vigili del Fuoco, che siano sanitaria o problematica di ordine pubblico, e lì una volta che la PSAP 1, cioè la centrale unica risposta, ha agganciato la centrale di secondo livello, continua poi il lavoro la centrale di secondo livello, e quindi provvederà all'invio di ambulanze, l'invio del mezzo per lo spegnere del fuoco e la volante, secondo quello che è l'evento per cui è stato richiesto l'intervento. La cosa importantissima, secondo la normativa europea, è che sia le telefonate che arrivano da disabili, quindi tramite SMS, sia le telefonate che arrivano da lingua straniera, vengono gestite, quindi con un interprete nel primo caso tramite SMS, nel primo caso tramite SMS, nel secondo caso con interprete, quindi ci sarà una conferenza a tre che accompagnerà il chiamante fino appunto alla centrale di risposta specifica. Quindi lei, dottore Lio, diceva che da domani sarà attivato questo numero. Sì, ma ci sarà un periodo di transizione, insomma, per abituare anche la gente a... Allora, ripeto, la gente, come oggi stamattina chiama il 115, per non dire il 112, anche domani chiamerà il 115. L'unica cosa è che la chiamata, la linea telefonica, arriverà alla centrale unica di risposta. A Catania, in questo caso. A Catania, che poi la smisterà alla centrale di riferimento. La cosa importante è questa, lo presenteranno poi i colleghi, li avete qui davanti, magari potete anche riprendere. In pratica, diciamo, in media il 50% delle chiamate che prima arrivavano alla centrale del 113, 112, 115, queste qua vengono filtrate e quindi
non vengono passate perché non sono chiamate di emergenza, che so, la chiamata per sapere se domani la strada sarà chiusa o se per quel problema si deve rivolgere alla guardia medica, quindi non una chiamata di emergenza. Tutte queste chiamate qui non andranno a intasare i centralini delle strutture che intervengono in emergenza. Quindi si dovrebbe recuperare tempo a questo punto, perché a Catania nella sede operativa centrale c'è praticamente tutta la mappatura di tutte le zone, di tutti i posti della Sicilia. Sì, no, nel momento in cui la persona chiama già spunta sul sito dove si trova. Una cosa importante che vi chiediamo appunto di divulgare è l'app invece Where Are You 112, che è scaricabile, perché questa dal cellulare dal cellulare dà un posizionamento che la differenza può essere 20 metri più o meno, perché chiamando invece con un cellulare con le celle c'è sempre quella differenza che può essere di 80-100 metri. Non è semplicemente un numero, ma è un complesso sistema diciamo, di organizzazione, di sinergia fra istituzioni, che è finalizzato sostanzialmente a dare maggiore sicurezza ai cittadini. In questo modo, con un numero unico che potranno anche scaricare con un'app sul proprio telefonino, sostanzialmente si possono chiamare quelli che sono i numeri di emergenza, 112, diciamo, vecchia PS, diciamo così, i carabinieri, il 113, il servizio diciamo sanitario il 115 e il 100, nel, diciamo, 118, il 115 i vigili del fuoco. Comunque, anche se il cittadino continuerà a fare questi numeri, diciamo, ugualmente verranno reindirizzati verso questo numero unico. Quindi evidentemente ci dotiamo di un sistema che è all'avanguardia, efficiente e che quindi ci consentirà di dare migliore risposte ai cittadini. Allora, avete capito? Da domani il 113, il 115, il 116 non dovrebbe funzionare più, ora non so se non funzionerà, ma da domani, in caso di bisogno, bisogna chiamare il 112, che è una cosa bellissima, no? Che uno dice c'è il numero e sa, è come in America quando fai il 911, no? Quello è per tutto, dalla polizia ai vigili del fuoco, a tutto quanto. Anche qui, questo 112 servirà per tutto quanto. Io dico bellissime, nella speranza che funzioni, perché noi abbiamo già tanta racina appesa per ogni organizzazione che deve funzionare. Tante volte chiami, non faccio i nomi, e poi vengono dopo un'ora e mezza. Tante volte, e allora, fin quando sono certe cose, ma voi capite, un'ambulanza, se non arriva subito, dice: ah, ma a Catania c'è Cannizzaro, pensa a tutto lui. Io spero che le cose funzionino, perché se no sarebbero veramente gravi. Però l'iniziativa è europea, quindi ha una sua valenza, una sua importanza, è supportata dalla prefettura, da tutti gli organismi, avete visto le forze di polizia, carabinieri, guardie di finanza, tutti quanti, vigili del fuoco, tutti quanti, e fanno tutti capo a questo 112. Io spero che non sia intasato, perché tutti arrivano lì, ve lo immaginate, spero che funzioni, se no siamo veramente nei guai. Come siamo nei guai con questa storia dell'ospedale? Io non voglio rinnovare antico dolore, come si suol dire, perché le abbiamo dette tutte, io ho detto tutto quello che penso, è sulla mia pagina Facebook di Telibea, ma è la pagina di Mario Papa. Molti non sono d'accordo, ci mancherebbe altro, qualcheduno fa le offese, ma è più stupido, perché si capisce che quelli più cattivi, e c'è la nipotina che vorrei segnalarglielo, perché poi c'è uno che ce l'ha con me, però si vede ogni sera la televisione, cambia canale, cavolo, ma io ho notato che c'è un particolare astio nei confronti della direzione dell'ASP
da quelli che sono dipendenti dall'ASP. Ora, io sono dell'idea che il dipendente sempre ce l'ha avuto con la propria amministrazione, con il proprio capo, sempre così, fa parte della regola, no? Quindi io non mi preoccupo. Però vi devo dire che secondo me qui da noi è esagerato, perché forse nel passato ci sono stati qualche amico, a fottatin, faceva così, c'era tutto perché quello telefonava e si potevano sistemare tante cose. Oggi forse con Aricò non è stato possibile, anche se anche lui si è fatto i fatticelli suoi e le sappiamo certe cose, e allora quelli che sono dipendenti lo odiano, anche quando dice delle cose che a me sembrano ovvie. La cosa più ovvia ve la dico io: l'ospedale, così com'è, si aprirà per le prossime elezioni politiche. Politiche, forse, speriamo che sia per le prossime elezioni regionali, perché mi spavento che finisce alle politiche. Dice, perché dico questo? Perché queste esperienze noi le sappiamo, e perché chi ha fatto di tutto perché non si aprisse, non avrebbe senso che lo fa aprire 15 giorni dopo. Che senso avrebbe? Che c'era bisogno di fare questo bordello quando lo doveva far aprire 15 giorni dopo, invece del 26, che so, il 26 di luglio, la settimana dopo? Certamente no. L'interesse era quello di non fare aprire l'ospedale per non poter dare a qualcuno agio, no? Di dire, l'abbiamo aperto noi. L'abbiamo capito e l'hanno capito tutti. Spero che poi questo se lo ricordino. Per quanto riguarda invece il futuro, insisto nel dire che se fossi stato il sindaco, e il sindaco, se mi ascolta, lo so che ti faccio antipatia, ma tuttora, proprio per non farlo aprire con le elezioni politiche, no? Quindi a maggio dell'anno prossimo, dopo l'elezione del sindaco, io, se fossi il sindaco, ancora ora farei un'unità di crisi analizzando problema per problema, mettendo a disposizione tutta la squadra del comune per far sì che si possa aprire. Se non fa così, se ne parlerà chissà quando. Peggio per voi. Detto questo, andiamo a parlare del comune di Ragusa. Ho un ospite studio per recuperare tante cose che ci siamo detti, magari lui non è d'accordo, io la penso in un altro modo, vediamo l'intervista. Questa è Teleiblea. Benvenuti alla concessionaria Toyota TD Car, che quest'oggi vi propone in promozione Yaris del 2016 a 9.900 euro, allestimento business con vendinebbia, comandi al volante, Bluetooth integrato e retrocamera per l'assistenza a parcheggio, ancora con 24 mesi di garanzia ufficiale Toyota. La vasta gamma dell'usato Toyota TD Car propone auto di tutte le marche, non solo Toyota. Venite a trovarci per vedere le nostre nuove offerte. Vi aspettiamo presso il nostro showroom Toyota di Ragusa, dove oltre l'usato troverete l'intera gamma Toyota.
Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo, Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da Foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Quando arriva l'estate e dopo il 15 di luglio l'estate è ufficialmente in vigore, come si dice, bisogna parlare di tutto quello che succede a Marina di Ragusa e poi non solo, che siamo tanti che restiamo a Ragusa e che non andiamo a Marina. Allora con noi c'è l'assessore Salvatore Corallo, assessore ai lavori pubblici. Abbiamo avuto, la prima cosa che ti voglio chiedere, io la settimana scorsa, due settimane fa, ho fatto delle foto personalmente, delle foto che fanno riferimento a questa nuova e bella struttura che c'è alla fine del lungomare, dove c'è la falena, non so come si chiama la piazza, Piazza Europa. È ancora da rinominare, ancora da intitolare. Diamoci un nome, probabilmente nei prossimi giorni chiederemo, diciamo, con un voto online, l'intitolazione di quella piazza. Allora, queste immagini che ora vedrete... mi hanno fatto venire fuori, diciamo, alcune domande. Questi tubi, ecco per esempio, questi tubi, la spazzatura, i cani. Allora, assessore Corallo, chiariamo questa cosa. Questi tubi saranno utilissimi, ma fanno una brutta impressione. Allora, premetto che quella foto è impietosa, perché di fatto va focalizza quelle, ma chiaramente là è, diciamo, quelle, intanto precisiamo che sono recapiti di acque meteoriche che preesistenti, assolutamente no, due dei quali erano già preesistenti perché raccolgono tutte le acque meteoriche del lungomare Andrea Doria. Quindi l'acqua che le acque piovane, gli altri due che si notano sulla destra, quelli sono i recapiti delle acque meteoriche del tutto quel comparto Maulli che fino ad oggi, fino a prima di quell'intervento, non erano allacciate, quindi si disperdevano in pratica nei terreni, creando anche problemi di allagamento in altre case in occasione di eventi meteorici. Non è fognatura, assolutamente no. È chiaro che in questo caso bisognerebbe anche creare una barriera visiva per schermarle, perché mi rendo conto che non è al massimo. Il problema è che là purtroppo la spiaggetta non è molto estesa, non è molto larga la spiaggia, quindi è chiaro che insomma a maggior ragione servirà una barriera visiva, però ecco a seguito è una cosa che valuteremo, ma il discorso va creato una barriera visiva che poi non sia un ostacolo in occasione di precipitazioni, perché una rete anche là, ma che non sia, ripeto, che non rappresenti poi un ostacolo, una barriera al decorso delle acque, perché in occasione di precipitazioni. Voglio dire, così chiudo, quella battigia, cioè è stata praticamente realizzata una mantellata proprio a protezione della spiaggia. Io non so se ricordi. Un bastione, sì, diciamo. Esatto, tutto, che sono anche sotto la sabbia, proprio per tutelare quell'arenile, e tant'è vero che insomma nell'arco di questa stagione invernale, a seguito di alcune mareggiate, si è allargato ancora di più la spiaggia, perché prima quella spiaggia, se ti ricordi, era minima, adesso già c'è, quindi già però questo scusami, è un buon segnale. Scusami. Poi sono d'accordo con te che su quella cosa occorrerà schermarla, creare una barriera visiva compatibilmente con il deflusso immagini, anche perché questa piazza, a parte tutte le discussioni che avete avuto voi anche in consiglio sulla finalità, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, sulla paternità questa cosa non mi interessa. Vabbè, ma se vuoi possiamo farne menzione. Sappiamo che c'è stato il contributo di Enel Malta, un ristoro ambientale, perché lì passa il cavo che arriva a Malta. Chi ne sospetti? Esatto. Chi ne fanno fare l'energia a noi? Ma, e quindi si pigliano solamente la parte buona, pagano.
pagano anche un canone per l'attraversamento dell'elettrodotto che percepisce la provincia, ricordiamolo. Perché provincia che non c'è più, però poi... In ogni caso comunque il canone lo percepisce, un canone annuale, perché tutto l'elettrodotto attraversa la strada di Contrada Pizzini. Su questo non c'è dubbio, però non gli viene bene fare una grande centrale, ci vorrebbe una centrale come tutta l'isola. Se apriamo diciamo, questo argomento, è chiaro che lo spostiamo altrove, perché insomma ti ricorderai che l'importo di quel progetto, non mi riferisco alla riqualificazione, ma al progetto proprio elettrodotto Italia-Malta, cifre assurde, ma centinaia di milioni di euro per realizzare un elettrodotto che da questo cavidotto che da Ragusa arriva fino a Malta. Quindi hanno lavorato. È chiaro che su quello si può aprire anche un altro discorso, che praticamente con quelle somme avresti potuto impiegarle, spenderle diciamo a Malta per l'efficientamento energetico e per sfruttare correnti meteomarine, pannelli fotovoltaici, per rendere quanto più autosufficiente da un punto di vista energetico Malta, piuttosto che creare una prolunga. Potevano creare qualcosa per con quelle somme avrebbero potuto impiegarle per creare energia. Ma tanti soldi erano loro. Erano fondi europei e quant'altro. Però ecco, questo è un altro discorso. A me fa piacere vedere pure quella foto quell'altra foto impietosa della seconda. Quindi a me quella piazzetta piace molto. E io sono contento. Prima era uno schifo. Era una spiata di terra, non era efficiente. Allora, una volta abbiamo fatto questa bella cosa, rendiamola utilizzabile anche per chi volesse farsi il bagno una volta che lì si può fare. Ma assolutamente sì, ma infatti quell'area, però quando uno vede quello ci passa la volta. A parte il fatto che diciamo in una porzione ridotta della spiaggia, cioè è una porzione ridotta, mi rendo perfettamente conto che alla fine può anche insomma la promessa è che qualcosa la faccia. Qualcosa, una barriera visiva, ripeto, valuteremo con i tecnici, un qualcosa che non rappresenti un ostacolo nel caso di precipitazioni abbondanti, e quindi diciamo questi tubi verrebbero in qualche qualcosa modo che tappati. Serve un po' su a questo, coprire. Ma altri interventi sono già previsti. In questi giorni, ad esempio, stanno per realizzare un'altra doccia nelle vicinanze proprio della scivola, proprio per verificare questa cosa. Aumenteremo il numero delle rastrelliere, perché abbiamo notato che parecchia gente utilizza quelle rastrelliere e va in spiaggia, perché prima quella spiaggia di fatto non era fruita da nessuno, proprio perché era un centro di degrado e nessuno si avvicinava là. Adesso c'è anche il parcheggio, c'è anche un'area. Parcheggio 4 macchine, Poi c'è quello lì dove ci vanno le docce, perché io pensavo, me ne vado lì a fare il bagno. Perché io casa a mare non ne ho, quindi il parcheggio è ridotto, diciamo, comunque c'è un parcheggio. Anche qualcosa per cambiare, per cambiarsi, sì, questa ma dico, tra l'altro sai benissimo che è stato approvato il bilancio proprio la settimana scorsa, il 7 luglio è stato approvato il bilancio, ci sono altri interventi previsti per quella piazzetta, come l'installazione di altri due giochini. Ci saranno dei giochini inclusivi, che sono giochini diciamo che saranno sia per normodotati che per diversamente abili, però dobbiamo anche cambiare ce n'è uno tanto. No, probabilmente sarà insufficiente il numero, perché insomma non ricordo con precisione, credo siano 6 o 7. Sarà sicuramente insufficiente il numero in funzione del numero di fruitori di quelli. Però, ripeto, tornando a quella foto, è chiaro che quel cestino non è un cassonetto porta rifiuti. Quello è di fatto un cestino dove tu vai a buttare la carta, dove vai a buttare un fazzolettino, una cannuccia, un cucchiaino. Non vai a buttare il sacchetto pieno, quello è dal contenitore, va nel cassonetto, ma il cassonetto lo trovi a 50-100 metri. È chiaro che se devo andare a depositare un sacchetto perché ho appena fatto picnic... Facciamolo più grande, perché qua c'è di tutto. Probabilmente avranno, sai, nel periodo estivo viene potenziato anche il sistema del assessore. Andiamo avanti velocemente. L'ultima cosa è questa: io non sono contro i cani, no? Però nella foto che c'è dopo qualcuno mi ha detto, per favore dillo, perché vorremmo un posto dove andare con i cani. Perché qui c'è un cartello grande, si viene e dice non ci potete andare con i cani. Sì. E ce ne sono 5 o 6, ma anche di più. Ma è bello, io lo capisco, ci sono. Però che si deve fare? Perché
magari vanno i bambini, allora, già, qualche cane che uno non è controllato lascia lì le deiezioni, come si nell'ambito dice. Degli interventi previsti con l'approvazione del bilancio c'è di realizzare un'area sgambamento cane proprio a margine della, di quell'area, ovvero dove, al confine tra quell'area e dove adesso c'è il parco giostre, per intenderci. Tutta quella fascia verrà utilizzata come area sgambamento cane. È stato anche approvato dal Consiglio Comunale un intervento, credo sia qualcosa intorno agli 11-12 mila euro, proprio per realizzare, per delimitare quell'area e realizzare un'area sgambamento cane proprio là, perché diciamo, è necessario, anche perché, voglio dire, se devi inibire la presenza di cani in quell'area, devi necessariamente crearne crearne una. Ma non è che si previsto, dice, lì c'è scritto, vietato, andarci con i cani. Inibita la presenza dei cani. Se ci fosse un vigile urbano dovrebbe dire, perfetto, però fare, diciamo, la multa. Se è doveroso, laddove impone un divieto, individuare un'area dove, dove... Va bene, e quindi abbiamo questa promessa dell'assessore, vediamo cosa... Lavori che inizieranno a breve. A breve. Sì. Cosa stiamo facendo ancora per Marina di Ragusa di interessante, assessore? Perché Marina è un bel posto, io... Sono. Marina è il fiore all'occhiello delle località turistiche siciliane. D'accordo, ora c'è anche questa biciclettata dove magari si lamentano che c'è pericolo a cadono sotto, non è sicura, tutte queste cose. No. Risulta tra le piste ciclabili più sicure, più insomma, fatte bene tra quelle realizzate in Sicilia. È chiaro che può essere migliorata sicuramente, ma sono altri interventi. Altre cose, mi pare per esempio che sia un problema, anche a Ragusa hanno detto, gli alberi tagliati, gli oleandri tagliati, le palme. No, le palme no. Le palme ci pensa il Punteruolo Rosso a, sì. Anche se qualcuno dice due erano rovinate, le altre non le ha volute, non l'assessore, qualche altro. Vabbè. Dico, no, su Marina purtroppo per quest'anno siamo a posto. Abbiamo quel progetto, quell'interessante progetto che prevede la riqualificazione del lungomare da Piazza Duca degli Abruzzi a Piazza Malta, in continuità con tutta lo stesso stile. Però, sì, però quel tratto tra Piazza Duca degli Abruzzi e Piazza Malta è chiaro che va adeguato in continuità con lo stile del lungomare mediterraneo. Magari è una spesa enorme. È un progetto importante, però quello farebbe fare il salto di qualità definitivamente a Marina di Ragusa. C'è quella rotonda sul mare che andrà nel progetto che abbiamo già pronto per l'approvazione, ecco, poi è chiaro che occorreranno risorse. Sì, è chiaro che insomma, i tempi tecnici non ci sono, però alla futura amministrazione lasceremo un progetto esecutivo già approvato, già pronto. Ripeto, un progetto esecutivo, non parliamo di un rendering di una bozza, un progetto esecutivo è una cosa importante, anche tra l'altro... Per darti una dimensione, affidandolo all'esterno, un progetto del genere spenderesti non meno di 350 mila euro per la progettazione. È un progetto pronto, gli uffici, i tecnici interni, già cantierabile, provvisto di tutti i pareri, di demanio, di capitaneria di porto, di ARPA, di genio civile e tutto, e consegniamo questo progetto esecutivo cantierabile. È chiaro che poi bisognerà assegnare le risorse necessarie per poter far partire tutti i bandi di gara. Quel progetto che prevede addirittura, io non so se ne avevamo già parlato in precedenza, che è la rotonda, quella rotonda che ad oggi è un corpo estraneo da quel lungomare, verrà inglobata nell'ambito della riqualificazione, così da essere un corpo unico. Cioè si allarga tutto il lungomare? Che di fatto la rotonda diventa viene inglobata nella riqualificazione. Tu accedi alla rotonda scendendo da una scaletta, io non so se probabilmente anche da questa foto si vede, però adesso per accedere alla rotonda devi scendere da una scaletta, invece nel progetto di riqualificazione sarà di quell'area prevede un tutt'uno con una discesa, diciamo, a degradare che ti porta fino alla rotonda. È un bel progetto. A proposito di rotonde, c'è quella famosa di Piazza Libertà esatto. Che mi pare che ormai ha visto la luce, diciamo. Sì, è finito ormai. Entro la prossima settimana saranno già ultimati i lavori e cominceremo a rimuovere la delimitazione del cantiere. Quindi troveremo anche tutte queste bianche e rosse in giro. Certo, è chiaro che al momento, ricordiamolo così come è stato detto, era la delimitazione del cantiere e non la dimensione. Sembrava un po' troppo grande. Sembrava, infatti su questa cosa io...
siccome insomma seguo ogni tanto la tua trasmissione, diciamo, e ho sentito alcune, definiamole così, inesattezze nel ripeto, ma per probabilmente per carenza di noi abbiamo chiesto alla sovrintendenza, okay, le persone, dico, ci tenevo a precisare, perché è passato il messaggio, ed è un messaggio che francamente non sono contento che passi questo messaggio, che è come se a seguito di una sollevazione popolare, di tutta una serie di cose, il progetto è stato ridimensionato, assolutamente no. Ripeto, però prima quella delimitazione, i marciapiedi più grandi, era questo il progetto all'inizio. Ma il marciapiede più grande in ogni caso era solo relativamente ai lati della camera, ai lati della Camera di Commercio, ma venivano ampliati di un qualcosa di 60-70 centimetri, allineandoli con quelli sul lato sovrintendenza, diciamo, rendendoli uguali, perché il lato sovrintendenza o il lato intendenza di finanza, per intenderci, sono più larghi, quindi andavano uniformati a quelli, ma diciamo quello era un aspetto marginale, l'obiettivo principale era quello di mettere in asse la rotatoria e di ampliarla di quel tanto che basta. L'abbiamo detto in tutte le salse, compreso in un'intervista fatta pure qua su Radio Ragusa, quando diciamo, si cominciò a parlare in maniera impietosa, diciamo, di Piazza Libertà, ho avuto modo più volte di dire: guardate che le dimensioni della rotatoria non sono quelle che vedete attualmente, perché quelle quindi sono, saranno solo quella. Se vedi in foto dico, sulla foto noterai che c'è anche lo spazio per il bobcat, per tutto, per il materiale, cioè, che serve all'impresa, perché è un'area da cantiere, quelle isole spartitraffico, quelle verranno tolte al momento il piano di sicurezza, perché essendo un cantiere il piano di sicurezza prevede che o durante i lavori inibisci chiudi la piazza, o diversamente per evitare che uno che non si accorge del cantiere in teoria potrebbe metteremo qua sopra? Ma del prato. Del prato e delle fioriture, che concorde. No, l'albero, diciamo, la sovrintendenza ha deciso di non metterlo. Di concerto. Era una quercia. Sì, era bella la quercia. L'ho capito, però diciamo con lo stile, visto che si è rispolverato, si è ripreso un po', diciamo, si è riacceso l'interesse per Piazza Libertà, diciamo, si è parlato pure di quelle palme che poco c'entrano con lo stile. Chiaramente, diciamo, iniziamo da qui. Quindi, diciamo, la sovrintendenza. Ci sarà. Però scusa assessore, sarà una rotatoria. Sì, certo. Col senso della rotatoria. Chiaro, ma infatti è proprio questo l'obiettivo. Possiamo vedere la foto di prima. Ecco. Sì. Sarà una rotatoria. Sì. Quindi diciamo, ci si girerà intorno. Ma questo è l'obiettivo è proprio questo, regolamentare, razionalizzare. Quindi io che voglio andare verso su, devi necessariamente fare la rotatoria. Anche come quando se scendi vengo dal da lì devo fare la rotatoria. Esatto, cioè diciamo, il senso era questo, razionalizzare e dare un po', regolamentare questa, i flussi. Questa era una cosa necessario, perché io più volte ho detto, mi spiegate come devo andare, che peraltro questo nuovo progetto, precisiamo questo e poi usciamo dalla rotatoria, nel senso che quel progetto che inizialmente avevamo presentato in sovrintendenza era un progetto, diciamo, per una rotatoria, fermo restando ci siamo sempre riservati, infatti quel periodo di sperimentazione serviva proprio a questo, perché abbiamo messo una telecamerina sopra la sovrintendenza per farla apposta, proprio perché da lì si aveva la prospettiva, per capire qual era l'accumulo di auto durante le ore di punta, ovvero gli orari dell'uscita dei ragazzi di scuola e tutto. E da lì hai la percezione di quanto accumulo ti serve, e in funzione di quell'accumulo dimensioni il raggio, il diametro della rotatoria. Più è grande, più c'è di A seguito di 20 giorni di sperimentazione, abbiamo visto che si rendeva necessario un accumulo di 9 metri qua, 9 metri il raggio, 9 metri. Quindi 6 metri era la rotatoria esistente, abbiamo allargato di 1,5 metri per ogni... Usciamo da questa, ma due cose te le devo dire. Okay. L'altra rotatoria, che il sindaco mi ha detto, se ne parla dopo il bilancio, la Via di Vittoria. Via di Vittoria, quella sì. Quella è un anno e passato. Quello un anno è passato, sì. Un anno è passato. Facciamo, si fa. Sì, è prevista. Io dico, era già prevista nel bilancio dell'anno scorso, nel bilancio del 2016, perché a seguito delle rettifiche, delle tanto vituperate rettifiche di bilancio, adeguamenti al bilancio che sono stati fatti a dicembre dell'anno scorso,
Si è fatto un taglio drastico. No, si è fatto un taglio drastico sulla viabilità. Però non può stare così, scusa. Lo capisco. E infatti, diciamo, col bilancio, con questo bilancio. Non è che la possiamo lasciare così per l'altro anno. Ma assolve comunque al momento alla funzione. Però esteticamente no. Anche perché chi arriva da fuori ci pare un campo. Perché non ha capito bene. Infatti la decisione che possiamo prendere con gli uffici è già il progetto ce l'abbiamo. Chiaramente, ripeto, l'anno scorso, a fronte del budget che avevamo a disposizione per la viabilità, è chiaro che avevamo preventivato di utilizzare quelle somme per completare. A seguito purtroppo di quei tagli che sono stati necessari da fare in bilancio, è chiaro che è una cosa fatale. Ma sono dei tagli perché dei tagli, c'è il bilancio armonizzato, il pareggio di bilancio e quant'altro. Assessore, un'altra cosa mentre che ci siamo. Mentre siamo. Sì, siccome questo qui è l'ingresso della città, sì. No? Ma la gente viene anche da sopra. Marina soprattutto. Quando uno arriva a Ragusa venendo da Catania, c'è scritto Ragusa e scende giù. Cioè. Quella strada, quella l'autostrada, diciamo, no? Mm-hmm. Quella dove c'è praticamente prima di arrivare alla rotatoria dell'Asi, venendo da Marina, mi pare che sia della provincia, di chi è? Allora, il confine tra la strada comunale e la SP25 è proprio in corrispondenza del Barselene. Noterai che c'è anche un cartello. Da quel momento in poi, diciamo, da quel cartello in poi è competenza della provincia, anche per quanto riguarda l'illuminazione. E chi ne hanno le pene loro. Esatto. Però questo fa parte, è come dice la casa mia, che è al secondo piano, esatto. Però l'androne, ho capito il senso, ma pulire, sistemare, perché è davvero brutto. Indecoroso. Sono d'accordo. E giustamente la gente, il turista soprattutto, che dice, quello che più ci preme, poco importa se questa è gestione provincia. No, ripeto, puoi anche scriverlo, ma comunque poco importa che questa è gestione provincia, questa è gestione comune. L'immagine che rimane al turista che arriva a Ragusa è quella di degrado. Anche lì chiederai io su questo di fare qualcosa. Io su questo sì, diciamo, guarda, proprio la polizia, proprio non abbiamo dei dipendenti proprio, che fanno, poi puliscono le... Guarda, proprio riguardo a questo vorrei portare a conoscenza di quanti ci seguono, così sì, che quella mega rotatoria che c'era all'Asi. Sì. Che era dell'Asi. Che era dell'Asi, ma proprio recentemente, un mese fa, non so se hai letto quella notizia, noi abbiamo ripreso in consegna perché era rimasto incagliata, incastrata in una procedura complicatissima, tutto quell'asse viario, ovvero dalla rotatoria fino ad arrivare al cavalcavia che c'è per andare allo stadio Selvaggio. Io faccio ogni giorno perché tutto quell'asse viario di fatto era rimasto incagliato in un iter burocratico. Che era di proprietà ASI. Perché, diciamo. Cercherò insomma di non fare confusione perché è piuttosto complicato, l'ASI aveva chiesto, era prima di proprietà comunale, era del comune di Ragusa, e l'ASI chiese il possesso, la disponibilità di quelle aree per realizzare degli investimenti, perché aveva preso un finanziamento notevole, insomma, importante, per realizzare tutto l'asse viario dell'IRSAP, e quindi ha chiesto la disponibilità alle aree momentanee al comune per realizzare queste opere. Poi, a seguito di una riduzione di questo importo, di questo finanziamento che ricevette, praticamente i lavori sono rimasti a metà e di conseguenza è nato un contenzioso tra l'IRSAP e l'impresa che doveva fare i lavori, poi questo era il consorzio Ravennate, una cosa complicatissima. Perfetto. Tutto questo assediario è rimasto incagliato. Di fatto i dirigenti comunali, e aggiungo giustamente, avevano difficoltà a prendere nuovamente in consegna quell'assediario perché privo dei requisiti minimi di sicurezza, e quindi adesso con la collaborazione dell'IRSAP, cercando insomma di mediare su questa cosa, abbiamo ripreso nuovamente, adesso quell'asse viario è nella disponibilità del comune, quindi adesso noi siamo anche titolati a poter eseguire una manutenzione, promessa che già per quella rotatoria che è stata sempre in totale abbandono abbiamo già degli accordi, insomma abbiamo già fatto anche un avviso pubblico e adesso verrà gestito con un consorzio di imprese che sono sempre all'ambito della zona industriale, proprio per ridare il minimo, per ridare il minimo l'altra, quella sull'altra strada, quella dove c'è l'Ipercop, diciamo, che insomma è più bellina, insomma
Poi pare una giungla. Ma dico, noi come comune fino a un mese fa non avevamo titolo per poter eseguire manutenzione. Ora si può fare. Adesso possiamo fare. E aspettiamo che si faccia. Sì, è già diciamo, in itinere questo accordo con un consorzio. Per chiudere, sì. No? E chiudiamo 2-3 minuti. Allora, io so che domenica scorsa, sì, sì. Ieri, d'altra domenica, non ieri, l'altra domenica eri a Palermo esatto, con il sindaco per partecipare alla manifestazione di Grillo, dove c'è stata diciamo, la consacrazione di Cancilleri al nostro candidato presidente. Il vostro presidente della regione. Ero presente. Tu come che aria si respirava lì? Abbiamo anche le immagini, regia di Grillo. Una bellissima, si respirava una bellissima aria, perché comunque c'era una grande partecipazione di tutti gli attivisti, di tutti i candidati, è stata un po' una convention organizzata benissimo. E tra l'altro a me personalmente, ma credo anche a tanti altri, ha dato l'idea ma non solo, ecco, noi ci presentiamo 4 mesi prima dell'elezione, abbiamo già il nostro candidato presidente e abbiamo già schierato tutti i candidati su tutte le province. È anche un segnale di cambiamento, certo. Anche questo. Sai benissimo che negli altri partiti, diciamo, negli altri movimenti ancora non hanno, brancolano nel buio, ancora sono in attesa di trovare l'equilibrio giusto, la persona giusta per far ripetere il metodo Orlando. Perché davvero comunque c'è uno che comanda e basta. Ripeto, sempre seguendo la tua trasmissione, qualcosina da riproverarti, perché diciamo, insomma, non mi ha fatto molto piacere sentire. 4.000 persone hanno votato in queste regionarie. Ci tengo a precisare che Peppe Calabrese porta più persone alle primarie, a Ragusa. Per carità, a livello regionale può essere discutibile anche questo, io per carità non lo metto in dubbio, però noi stiamo parlando che hanno votato, sono iscritti, certificati, iscritti, qualificati, perché sono, diciamo, non sono iscrizioni fatte così. Magari se fossero 40.000 forse era meglio. Ma diciamo. Sicuramente sì, però insomma hanno votato gli iscritti certificati all'interno del movimento e c'è stata diciamo più del 51% ha votato. Comunque per che Cancelliere però, fosse stato già da tempo il candidato, lo sapevamo tutti, è stata una specie di ratifica così ufficiale, però tutti lo sapevano. No? Sì, è chiaro che insomma è stato sempre quello diciamo, più in lista ed è anche quello più capace, quello che anche si è speso di più in questi 5 anni, sia in termini fatto di attività, anche a però Piccitto. Ecco... Sì, tutti i sindaci hanno avuto modo di parlare, compreso Piccitto. Io però, dico, se me lo consente... Chiudiamo. 25 però anni. Ecco, 2 passaggi non mi sono piaciuti, perché diciamo, in un certo senso il fatto che hai detto che sì, sarà stato sicuramente il deputato che ha fatto qualcosa in più rispetto agli altri, però ci si sono adagiati. Purtroppo devo dirti che non è così, perché parecchie cose le hanno fatte, le hanno portate a termine, ma io voglio ricordarne una su tutte, che è la più importante e paradossalmente la città che ne beneficia di più è proprio Ragusa in funzione delle royalty. Se oggi le royalty sono passate dal 10 al 20, guarda che è stato un emendamento del Movimento 5 Stelle regionale. Questo. Perfetto. Anzi, vorrei anche ricordare che l'anno successivo tentò di abbassarlo. E grazie a una lotta di Giancarlo Cancelleri, sono ancora tutte streaming, tutte registrate queste cose, grazie a una lotta in commissione, si fece in modo di... E io ti do ragione, però potrei menzionare la filosofia altre, era un'altra. Però voglio dire una cosa, Mario. Perché la filosofia era un'altra, Mario. Quella dei Cancelleri era quella di rompere di più le scatole, passando al 25%, lo che avrebbe fatto... Però io ti invito, sai benissimo che all'Arsins, a Palazzo dei Normanni, c'è anche una saletta stampa, io ti invito ad andare là, proprio per vedere come sono i giochi d'aula, come sono i lavori d'aula. Mi vengono le cose quando... Ma no, però la cosa assurda, purtroppo, nonostante siano in 14, spesso si ritrovano ad essere l'ago della bilancia, si ritrovano per un discorso di numeri, dovresti vedere come avvengono i lavori d'aula. Nel momento in cui il presidente percepisce che non hanno i numeri, che non hanno i voti, chiede un minuto di sospensione, si radunano, si riuniscono e quindi diciamo è difficile incidere da minoranza con un assetto così organizzato. Succede anche a Ragusa, con quelli che escono, quelli che entrano. Esatto, quindi diciamo...
mi dispiace sentire. Però non dire mi puoi che convincere ad essere d'accordo con i 5 Stelle. Ma io assolutamente no. Un'altra cosa che vorrei smentire, perché si dice sempre il capo decide il capo. Assolutamente non no. È così. Dico, però a Genova è successo. A Genova, diciamo, è stato. E se avessero scelto un altro, che dici? Che Grillo non avrebbe detto che è meglio Cancellieri? Che già l'aveva deciso. Guarda, ti posso dire una cosa, sono stato con Cancellieri fino a un minuto prima. Che era una persona in gamba, Io guarda, l'ho avuto, sì, abbiamo avuto anche sì, qua sì, in sì. Io sono stato, ho avuto ho il privilegio di stare con Giancarlo fino a un minuto prima dell'esito ufficiale di questa cosa, ed era veramente intenzione, era veramente proprio perché non c'era questo esito scontato. Purtroppo avete un'organizzazione che vi rema contro, perché tutti i giornali hanno detto che erano andati a prenderlo già all'aeroporto e tutto, sapevano che sarebbe stato assolutamente no. Vabbè. Fino all'ultimo momento non vi era ancora questa certezza. Assessore, ma tu fai qualcosa a Palermo? No, non ho contezza al momento. Che lo poi so, probabilmente alla fine dice, ci servono gli assessori tecnici piuttosto che politici. Guarda, non si probabilmente sa in caso di una vittoria regionale, dico, magari potrebbe esserci anche un mio contributo, ecco, ma cosa che avviene tutt'oggi, perché spesso ci relazioniamo con i deputati che sono nelle varie commissioni, quindi insomma non è escluso che possa. Anzi, alla fine sia, a noi che ci sia anche doveroso qualche assessore regionale che di Ragusa, perché che non ne abbiamo uno. È stato Aiello gli ultimi 20 giorni. Vabbè, ma quello era un Aiello lombardiano, sì, era sì, uno peraltro spurio. Gli ultimi 20 giorni era uno spurio e veniva fuori. Diciamo, Ragusa ha avuto questa considerazione. Poi l'ultimo, allora chi è stato? Leontini con la sanità, forse qualcuno l'agricoltura. Forestale. Poi c'è stato pure Incardona per Incardona un periodo di tempo. La formazione, sì, diciamo che insomma è parecchio tempo che non abbiamo. Grazie Assessore Corallo, andiamo avanti con il telegiornale. Questa è Teleiblea. Esimo premio Ragusani nel mondo, lo spettacolo del talento Ibleo. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi, dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo, falegnameria interna per mobili su misura e per gli sposi. Convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo. Telefono 0932 777 169. www.inventadesign.it. Foglie, giochi e passatempi. Via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo, Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da Foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Buone nuove dall'usato! Continua ancora per pochi giorni la promozione del gruppo Scar di Ragusa sulle vetture usate, aziendali e non. È il momento di cambiare. Alla Scar di Ragusa troverai auto di tutte le marche, selezionate e garantite, a prezzi convenienti e facilitati.
visita il nostro reparto usato, dove ogni auto riporta la data di immatricolazione, i chilometri percorsi e la garanzia offerta. Ti aspettiamo per farti scoprire le tantissime buone nuove dall'usato del gruppo SCA. Gianluca Morando, Movimento Civico Ibleo, si ritorna a parlare della Casa Protetta per Anziani e per Disabili di via Berlinguer. Ne parliamo con lei perché lei attraverso un comunicato proprio ci ha fatto sapere, insomma, che ancora non si muove nulla. Sì, diciamo, ritorniamo su questa faccenda, su questa storia. Io purtroppo mi ritengo una persona alquanto testarda e fin quando una cosa non viene risolta ci ritorno spesso, come ho fatto con l'archivio storico, ricordate, fin quando non è stato trasferito ci sono ritornato più volte. Alla fine ho convinto questa amministrazione che avrebbe avuto un risparmio di migliaia di euro con quel trasferimento e finalmente si è fatto. Adesso ci riprovo nuovamente con la Casa Protetta per Anziani. Un edificio pensato da chi tanti anni fa con un'idea lungimirante ha pensato alle persone con disabilità o con problemi, gli anziani, persone indifese. E adesso noi dovremmo dare seguito a queste persone che veramente sono riuscite ad avere un buon risultato. Ricordiamo che questo edificio è stato costruito con un finanziamento della Regione Sicilia, assessorato famiglie, più un stanziamento da parte del Comune per circa 2 milioni e mezzo di euro. Quindi una cifra importante. Tenerlo chiuso è veramente un peccato. Un peccato sia perché sono stati spesi dei soldi e sia perché la comunità ragusana ne ha bisogno. Io ci ritorno dopo 4 anni, in questi 4 anni ci sono ritornato più volte a dire la verità. Avevo avuto l'assicurazione sia dall'assessore Brafa, che è il primo assessore ai servizi sociali dell'amministrazione Piccitto, poi mi aveva detto che sarebbe stato pronto ad espletare un bando per l'assegnazione. Tale rassicurazione l'ho avuta anche dall'assessore Salvatore Martorana e ancora ad oggi non si vede niente. L'assessore Leggio su questa materia non si è ancora espresso, mi farebbe piacere anche sentire la sua da parte sua cosa ne pensa. Se e cosa intenti, ne pensa. Se sono d'accordo su aprire questa casa o lasciarla ancora a marcire. Capiamo che sono gli ultimi mesi che rimangono a questa amministrazione. Io direi di mettere un punto a questa situazione e di espletare un bando. Magari che non si riesce negli ultimi mesi ad affidarlo, ma quantomeno avviare tutte le procedure affinché questo avvenga. E così la prossima amministrazione, se questa non ce la fa, sia già, diciamo, avanti per l'assegnazione della casa. Lei ha scattato anche delle foto, sì. Che stiamo vedendo praticamente. C'è l'erba molto alta, quindi si rischia anche di... Non è stata fatta la scerbatura, quindi si rischia anche qualche incendio. È molto probabile, no? Sì, infatti... Sulle temperature del momento. Infatti è proprio questo. Non solo il discorso di non apertura, è proprio l'incuria che c'è nel sito. È molto rischioso perché effettivamente l'erba secca, in quella zona che è alquanto ventosa, le temperature sono quelle che sono. Abbiamo visto tutti gli incendi che ci sono stati in zona e rovinare un edificio del genere con poi tutte le abitazioni che sono adiacenti è veramente un peccato. Quindi innanzitutto un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, subito e immediata, la richiediamo, e questo come in questo sito e in tutti gli altri siti che sono all'interno della città richiediamo un'attenzione particolare e poi chiediamo e speriamo che qualcosa si sblocchi. Questa è Teleiblea.
nuovi locali per GRG Ferramenta di Giorgio Arestia. Ci troviamo in via Pestum 95 a Ragusa. Entriamo e scopriamo le tante novità. Come è iniziata la sua esperienza nel settore della ferramenta? Sì, 15 anni fa all'incirca, dopo la licenza media, sono stato assunto in diverse aziende, ho fatto quindi l'artigiano in diversi campi e quindi ho appreso proprio sul campo cosa significa lavorare nell'idraulica, nell'elettricità e quant'altro. Sono partito con un locale di 100 metri e pian piano adesso mi ritrovo con un'attività di 450 metri, con 5-6 mila articoli a disposizione per tutti i miei clienti, e cerchiamo di servire un po' tutti, sia chi ha bisogno di una cosa immediata, che è reperibilissima, sia articoli che sono molto meno reperibili. Quali settori curate? Curiamo l'edilizia, i casalinghi, l'elettricità, la termoidraulica, tanti altri campi. La ferramenta è un campo così vasto che ci vorrebbero giorni per elencare tutto quello che c'è qua dentro. Ecco. Quindi dall'accessorio più piccolo, che può essere un chiodo, a quello più grande, che può essere? Sì, un trapano, un flex, un recipiente per l'acqua, il cartongesso, gli articoli sono migliaia e migliaia. Oltre i 450 metri di esposizione all'interno dei locali, una vasta area esterna con altri prodotti. Sì, sì, come potete vedere le cose più voluminose le esponiamo fuori. Una volta che disponiamo di 1000 metri quadri di spiazzale, una metà la dedichiamo all'esposizione, appunto, come ripeto, di cose più voluminose. Una metà è per il parcheggio, che quindi è una cosa molto importante oggi come oggi. Qual è il vostro obiettivo principale? Il nostro obiettivo principale, come ha detto poco fa, è di servire tutti, ma tutti, proprio tutti, i ragazzini, la casalinga, l'operaio e anche il fai da te, l'hobbista, che oggi come oggi è diventato molto frequente. Quindi, come ripeto, abbiamo articoli per tutti, è impossibile entrare da me e non trovare qualcosa di interessante o di utile. Che cosa vi differisce dagli altri? Appunto, sono passato a questa struttura così importante per avere quanto più articoli possibili, perché vorrei diversificarmi dagli altri sulla quantità degli articoli e sulla disponibilità immediata di essi stessi. Il negozio ovviamente è diviso in settori. Quello che potete vedere in questo momento è l'edilizia. Vediamo dei fracassi per tonachina, per cemento, vediamo cassette in plastica per utensili in genere, fracassi in metallo per lo stucco, cantarelle in plastica. Questa è la base per l'edilizia, diciamo. Spostandoci invece, che cosa troviamo? Passiamo al materiale elettrico. Partiamo dai cavi unipolari, cavi multipolari, e frutti, lampade, ovviamente lampade, che è l'articolo principale, quello che vendiamo per la maggior parte. Adesso passiamo al settore idropitture, smalti, che è il campo più vicino all'edilizia. Noi trattiamo come marchio principale Italcover, che è un'azienda locale che ci ha dato delle buone soddisfazioni, e la San Marco, un'azienda molto più conosciuta a livello nazionale.